arriva il primo punto di trasferta, il primo gol anche della, di questa stagione in Lega Pro. L'Arezzo ha saputo caratterizzare questa partita, che era iniziata con difficoltà, con un ottimo secondo tempo. Io penso che l'Arezzo ha giocato da grande squadra, tutto il merito per una squadra che gioca un buon calcio, che domenica scorsa l'ha vinta a Cremona. Andare in svantaggio dopo 28 secondi e non perdere la testa, secondo me solo una grande squadra lo può fare. Ci siamo ricompattati, bravi nelle sostituzioni. Secondo me la cosa più importante è quanto ho messo Coppola e Ottalto Gambadori per dare un segnale alla squadra che volevo vincerla. Non mi sono accontentato, anche se in una situazione organica molto carente. Penso che l'Arezzo non abbia mai rischiato, mai, sempre compatta, sempre corta. A me onestamente questa non mi sembra una squadra che è da 7 giorni insieme, no? E poi mi è piaciuto l'ignoranza di questa squadra. Le squadre di Capuano sono squadre ignoranti sotto il punto di vista, ecco, della giocata, della capacità di sofferenza. Quindi a prescindere i punti, che per come siamo partiti sono 2 punti d'oro, ma quelle che sono convincenti sono le prestazioni. Perché venire a Renate dopo 3 giorni, 4 giorni adesso, e ripetere la stessa prestazione, migliorandola e soprattutto nel secondo tempo, aumentando di intensità, aumentando la distribuzione, aumentando le giocate, penso che solo chapeau a questi ragazzi. Ecco, infatti dopo l'ingresso di Coppola, l'Arezzo dava anche la sensazione, no, di poter tentare anche il colpaccio. L'abbiamo tentato, un allenatore... È normale che noi del punto avremmo sottoscritto 1000 volte all'inizio, però io penso che uno che allena da 30 anni, da 20 anni, deve saper leggere la partita. Io ho fatto una sostituzione fuori ruolo perché Brumat era in netta difficoltà, ho messo Cucciniello perché non avevo nessuno. Fe non è venuto perché ha una distrazione del Sartorio, Campagna febbricitante, quindi non avevo esterni. Quindi è stata una sostituzione... strutturale con caratteristiche diverse. Invece Coppola per Gambadori, non so quanti allenatori a 20 minuti alla fine sostituiscono un incontrista con un giocatore di qualità, e di lì li abbiamo presi 3 o 4 volte. A volte un allenatore deve dare anche un segnale alla squadra. Una sostituzione di coraggio dà coraggio alla squadra, una sostituzione di timore dà timore alla squadra. Il mercato sta chiudendo, cosa c'è da attendersi nelle ultime ore? Ma il mercato sta chiudendo, noi follie non ne faremo e non ne facciamo, perché l'Arezzo poi alla fine diremo come è stata brava a costruire questa squadra e con quanti magari euro l'ha costruita. Noi siamo alla ricerca, senza ombra di dubbio, di un difensore di qualità e di un attaccante. Se ci riusciamo a prenderli, non prenderemo tanti per prenderli, stiamo lavorando. Adesso saranno ore frenetiche, non è che stacchiamo, cercheremo entro domani a mezzogiorno di mettere una ciliegina, perché Arezzo lo merita, e il presidente, che in questo momento dovrebbe essere l'unico eroe, l'unico ad essere idolatrato, mi auguro che da domani qualcuno che aveva un'idea diversa la cambi su questo grande uomo, lasciatemelo dire, che ancora 10 minuti fa non ha lesinato nel dire: mister, rinforziamo, rimpinquiamo la squadra, non rinforzare, perché l'avete visto bene, siamo mancanti in alcuni ruoli.